Anche quest'anno la stagione motociclistica di Michele Pirro, da quest'anno uomo di punta della Ducati, si è aperta con il consueto mega party organizzato dal suo fan club ufficiale. La quinta cena di gala si è tenuta infatti sabato 2 febbraio presso l'hotel Gran Paradiso di San Giovanni Rotondo. Come ogni inizio di stagione, il campione sangiovannese ha presentato a tutti i suoi sostenitori la sua nuova ed entusiasmante avventura, che lo vedrà protagonista sulla scena mondiale. Una bella serata dove non sono mancate le sorprese per tutti gli appassionati delle due ruote. Gran finale all'insegna del divertimento, con lo spettacolo di Pino Campagna, il famoso Papi Ultra foggiano di Zelig. Ci ritroviamo qui con Michele Pirro. Ciao Michele, bentornato nella tua città San Giovanni Rotondo. Ciao, sì, sempre bello tornare a casa e poi per un evento particolare, l'evento del mio fan club, sono molto contento. Anche stasera una grande serata e quindi tanti amici, tante belle persone, ci stiamo divertendo. Ecco Michele, è stato un gennaio impegnativo per te, sei tornato in pista per provare la tua nuova moto, la tua Ducati. Quali sono state le tue sensazioni? Abbiamo saputo che hai girato poco per via del maltempo che ha colpito un po' tutta l'Europa, ma com'è stato il tuo secondo impatto con la moto, visto che l'avevi già provata precedentemente? C'è stato qualche passo in avanti? Ma devo dire che tutti i mesi sono impegnativi. Gennaio abbiamo ripreso a fare i test, purtroppo siamo stati vittima del brutto tempo, ma adesso ritorniamo in Spagna fra qualche giorno per provare ancora la moto e poi vado in Malesia a fine febbraio insieme a tutti gli altri piloti. C'è tanto lavoro da fare, ma sono convinto che comunque ho una squadra molto forte, degli ingegneri in gamba, quindi sono fiducioso che fra un po' si cominceranno a vedere i risultati. Ecco Michele, pochi mesi fa sei stato ospite nei nostri studi per una bella intervista di fine stagione e di inizio del nuovo anno, un anno che ti vedrà impegnato in tre gare ufficialmente, quindi tre gare da preparare, tre gare per dare tante soddisfazioni ai tuoi tifosi e poi prospettarci nel nuovo anno con nuove prospettive, casomai anche un campionato da affrontare in tutte le gare. Sì, no, è difficile pensare di dover fare solo tre gare, però saranno tre gare importanti, saranno tre gare dove posso lottare comunque con i migliori. Ho la moto, comunque una moto GP vera e credo che sia comunque una bella opportunità. Cercheremo di prepararle al meglio, poi naturalmente sono a disposizione di Ducati e qualora ce ne fosse bisogno che i piloti succede qualcosa sono a loro disposizione, però il mio programma adesso prevede tre gare, forse farò anche qualcosa in Superbike, ma adesso sono concentrato soprattutto in questi mesi per fare un buon lavoro sulla moto GP nuova. Ecco Michele, il tuo fan club continuerà a seguirti in tutte queste tue nuove avventure di questa nuova stagione. Cosa vuoi dire ai tanti amici del fan club, ai tanti tuoi tifosi, alla tua città che ti segue sempre con tanto affetto? È bello perché è importante il loro supporto e come ho sempre detto è la mia settima marcia, la moto a sei marce, loro mi danno quella spinta in più. Non è facile perché comunque è sempre impegnativo organizzare feste e altre cose, però loro ci mettono sempre il cuore, dal presidente a tutti i componenti, sono veramente contento, è un gruppo che si dà da fare tantissimo e se riusciamo a fare organizzare queste cose qua è grazie a loro e quindi non smetterò mai di ringraziarli. Ecco Michele, noi di TV Gargano ti rinnoviamo gli auguri per il nuovo anno e ci rivediamo sulle piste perché come sai noi ti veniamo a seguire anche dal vivo. Grazie, niente, seguite TV Gargano e io spero di essere sempre tra i protagonisti e di farvi divertire. Ciao! Siamo con Pino Campagna, volto di Zelig e soprattutto volto della nostra terra, della provincia di Foggia. Pino, sei oggi qui a San Giovanni Rotondo per un grande spettacolo
una grande festa, un grande sportivo come Michele Pirro, che è di San Giovanni Rotondo, che sì, tu certamente segui e apprezzi. Diciamo che è una festa di centauri, certo, però siamo più di 100, perché siamo un po' più di 100, sono 3 centauri. Sì, Pirro, insomma, conosco perfettamente, sono qua in occasione di questa kermesse. Cosa dire, mi sembra che mi state facendo un'intervista di uno che ha vinto un Oscar, cioè io non ho vinto nessun Oscar, anzi un Oscar l'hai visto, Oscar Raffone l'hai visto, ma non di più, però voglio dire che è sempre un piacere ritornare nella mia terra, e in una terra poi che è quella del Gargano, di San Giovanni Rotondo, voglio dire, presenziare questa stupenda manifestazione. Bene Pino, dopo Michele Pirro naturalmente tu segui sempre le vicende calcistiche del nostro Foggia, che purtroppo ha fatto una brutta fine. Da quell'anno in cui hai fatto l'inno è stato un po', come dire, sono andate, sì, un po' male le cose, ma non per colpa del tuo inno, per colpa un po' di gestioni un po' ballerine. Certo, la prossima domanda qual è? Perché veramente, visto che mi fai una domanda così... Anche perché quest'anno, no, l'hanno sostituito il tuo inno, quindi secondo me... E infatti siamo finiti in Serie D. E infatti, quindi... Perché secondo... c'era il mio inno, stavo in Serie C. Poi vedo un nuovo inno, siamo in Serie D. Abbiamo sfiorato la Serie B col tuo inno. Quindi... Beh sì, perché siamo andati 3 volte vicino ai play-off, sì, però siamo stati sfortunatissimi, perché siamo con le gestioni della vecchia società, eccetera... Però vedi, anche tutti quanti si erano illusi che era tornato Zeman, era tornato l'entusiasmo eccetera, indubbiamente innovatore del calcio, però... È stato cacciato anche a Roma. È stato cacciato, come vedi, anche a Roma. Vuol dire che non era... Oggi gli dedicavano una canzone, tutti quanti i tifosi romanisti sono stati impietosi, arrivederci Zeman, dicevano scherzando, però insomma il boemo rimane sempre, resta sempre una... un gran piacere vedere il suo gioco, perché è stato un innovatore del calcio. È inutile che lo dico io, però insomma tutti i cicli finiscono, quelli femminili finiscono dopo un mese più o meno, gli altri cicli, anche Zelic per esempio, Zelic è l'ultimo anno, è durato 10 anni, anche il ciclo di Zelic finisce, per dire, ogni stagione ha la sua pizza, tu che pizza vuoi? Io Margherita, Pino. Margherita. Pino, allora ti lasciamo al tuo grande spettacolo, ti vedremo ancora nelle vesti del Papi Ultras. No, assolutamente, stiamo proponendo delle cose nuove, un programma televisivo, un film, e mo vediamo se qualcuno insomma ci dà una mano dal punto di vista della produzione, insomma, ci stiamo impegnando per poter fare il peggio possibile, diciamo. Okay. E noi ti seguiremo anche nel tuo peggio, grazie Pino. Va bene, grazie, ciao a tutti.